Che classe! Oh, vedete chi ha finito la terza media qua? Com'è? Professoressa! Com'è, prof? Ma che buona oggi, oh! Oggi interroghiamo. Tanto per cambiare. No. Allora, vediamo un po'. Ma Stiva, interroghiamo Pierino. Ci sì, c'è andata bene oggi. Dov'è Pierino? Vado via. Pierino, su, non ti nascondere. Hai studiato, pagliato. Vabbè, sei pronto? Come? Allora. Sono pronto e puntualissimo. Sì, come sempre. Vabbè. Spacco il minuto. Sì, e non solo. Allora, partiamo da scienze. Oh. La so. Dimmi. Silenzio! Oh, com'è? Io sono il preside! Minchia, scippiamo la prof! Giù e non rompete il gnocco! Non avevi, signor preside, la allora, striscia l'ho fatta, eh! Una domanda di scienze! La so! Oh. E basta! Qua faccio, lo dico io, capito? Allora, dimmi Pierino, dove si lava la foca? Nell'acqua! Foca! Nel bodè! Ma cosa dici Pierino? Non si dice bodè! Se per questo non si dice neanche foca! Vabbè, lasciamo perdere scienze! Vabbè, facciamo matematica! La so! Allora, mi raccomando, seguimi! Parla! Vieni! Ah. Pagliaccio! Allora, un po' di serietà! Basta! Se no interrogo voi, eh! Oh, c'è entrata la prova! Allora, Pierino! Ascoltami! Su un ramo ci sono 8 uccelli! Quelli che volano, no? Quelli che volano! Allora, un cacciatore spara e ne colpisce 4! Che dolore, oh! Quanti ne rimangono sul ramo? Nessuno, perché gli altri volano, no? No, la risposta esatta sarebbe 4. Però Pierino mi piace come ragioni. Gliene posso fare una io adesso, signora maestra? Sentiamo. Su una panchina ci sono 3 signore che mangiano il gelato. Si è messo bene il tipo. Come? Una lo lecca. Una lo mordicchia e l'altra lo lecca e lo mordicchia. Secondo lei, signora maestra, qual è delle 3 quella sposata? Ma Pierino, che domande mi fai? Si butti. Lei è sposata, no? Sì. Secondo lei, qual è quella sposata delle 3? Quella che lo lecca e lo mordicchia? Ah, risposta sbagliata. La risposta giusta era quella con la fede. Però mi piace come ragiona. E si sa più di Pierino, la maestra! E quei deficienti dei suoi studenti, che dovete essere animatori, fateglielo sentire! Eccoli Daniele e Irene, questa coppia sposata, ragazzi, venite qua, Daniele e Irene. La pallina tecnica ridate, ma bravo, che mi ha istruito molto bene, grazie tesoro. Vieni qua, facciamo un applauso, che questi fanciulli erano qua a ottobre l'anno scorso. Questa settimana è una settimana particolare, festeggiano un anno di matrimonio. Qui all'Alba sta l'anniversario del matrimonio. Ecco, non mi chiede la relazione, Irene, vuoi dire qualcosa al pubblico? Mi hanno beatificato. Ti hanno beatificato. Te vuoi dire qualcosa? No. Già che siete qua, è un buon segno, vero? Un applauso ancora per i sposini novelli, un anno solo è passato, guarda gli altri, che invidia. Ti accorgerai tra qualche anno. Qualcuno ha pensato, io ho letto tutte le cose.